e noi ci spostiamo lentamente perché assecondiamo il movimento delle telecamere e salutiamo Lucrezia Lante della Rovere. Buongiorno, buongiorno. Rovere o Rovere? Io dico Rovere. Rovere. Però poi ognuno dice come gli pare. Rovere, beh no, perché a volte... Io dico Rovere. La pronuncia è fondamentale. Allora, con Lucrezia Lante della Rovere parliamo di due esperienze diverse di cui è protagonista. Intanto partiamo dal teatro, dalla Sala Umberto, dove va in scena con lei l'ignota protagonista di Come tu, di... Sì, come tu mi vuoi. Come tu sì. mi vuoi di Pirandello. Sì, adesso le mie memorie pirandelliane erano attraversate da chissà quale titolo. Come tu mi vuoi. Come tu mi vuoi. Faccio un bellissimo personaggio che si trasforma in continuazione. In realtà il mio personaggio è l'ignota ed è una donna che... una disperata che sta in un locale notturno, è mantenuta da un intellettuale, da uno scrittore, insomma, è una che fa una vita tremenda, a un certo punto viene riconosciuta invece da un borghese come se lei fosse la moglie di quest'uomo, e lei per disperazione accetta di trasformarsi in quest'altro personaggio perché loro lo credono. In realtà è una specie di storia di smemorato di Collegno al esatto, contrario. Perché in quegli anni in cui Pirandello poi scrisse questa storia, c'era questa storia di Bruneri Cannella. Sì, Bruneri Cannella, che era, no, appunto la storia dello smemorato di Collegno. Certo. Ma insomma, la cosa divertente è vedere questo personaggio che poi si trasforma in continuazione alla ricerca di una continua nuova, sempre questo nuova cambiare identità. Proprio identità totalmente, entrare da un uscire da un involucro ed entrare in un altro. È molto divertente come attrice, perché naturalmente faccio tre personaggi, ed è anche un tema che mi appartiene, perché comunque che ci appartiene, credo, a tutti quanti, insomma, che è quello della ricerca. Pirandello diceva: si può vivere in tre modi, o nell'inconsapevolezza, o nella maschera, nell'identificazione di un personaggio, oppure nella pazzia, oppure nella ricerca, nel tormento oppure quella che è la vita degli artisti che stanno in evoluzione, in ricerca continua. Ultimissimo ricordo, perché è anche importante per la nostra rete, una miniserie di cui Lucrezia Lante della Rovere è protagonista, Tutta la musica del cuore. Faccio una donna cattiva, è una donna che viene lasciata per amore, quindi insomma diciamo che tira fuori la parte più brutta di sé. Le piace, è sento diverso. Che c'è un gusto anche in questo, come anche nello sdoppiamento di Come tu mi vuoi. Grazie a Lucrezia Lante della Rovere.